dalle belle città da tal nemico. A maggio la Val Sangone viene invasa al 10 maggio con un grande rastrellamento. Con più di 10.000 tedeschi la circondano e poi cercano di riunirsi per prendere gli sbandati. Gli sbandati trovano le fila, purtroppo ci sono stati tanti morti, ma ci sono state ancora tante possibilità di passare tra le fila e riuscire a nascondersi e non lasciarsi prendere. Il primo compito che ho fatto è di stare 2 ore di guardia senza mangiare, prima cosa, e poi quando ritornavo poi giù, se ce n'era, bisogna dire quello. Io dico sempre che c'è la bufera, ma c'è i momenti che la bufera cessa. Lei pensi a dei ragazzi di 20 anni, 22, 23, 18 come me, se non hanno voglia di fare qualcosa di diverso. Ancora il gioco. Ecco che diventa un gioco anche cantare. Perché? Ti riunisci, poi ti viene, ma non c'è nessuna canzone che cantate voi. E allora qualcuno si ricorda di quello che ha imparato e lo esegue, e noi lo impariamo. E poi ecco che magari dopo, alla sera, più di tutto alla sera, perché di giorno si faceva qualcosa anche insieme, alla sera prima di andare in tenda si riunivamo in 4 o 5, e poi in mezzo a noi, si vede dalla fotografia, c'era il Giovanni Fassino che aveva una fisarmonica. Noi chiedevamo al Fassino: vieni un po' a suonare 2 o 3 cose, qualcosa. E allora il canto veniva di seguito, o magari le canzoni che erano in giro, ecco, non canzoni partigiane, ma canzoni che erano in giro, per forza, perché non sapevamo nemmeno quale canzoni potevamo cantare come partigiani. Poi è arrivato qualcuno da altri distaccamenti, ha portato i nomi delle canzoni. E allora ecco che abbiamo cominciato a imparare Figli dell'Officina, la prima canzone che ho imparato. Figli dell'Officina, figlioli della terra, l'ora si avvicina e l'ora della guerra. Adesso non mi ricordo nemmeno più bene. Comunque, di seguito sono venute tante altre. Ecco che un po' per volta sono riuscito a ricordare 12 canzoni che le abbiamo poi cantate con lui. Abbiamo fatto un CD con Angelo Patrizio. Ma avevo imparato Rosamunda in cecoslovacco io. Però non me la ricordo più, non me la ricordo più. Oh, mi sono ricordato di 12 canzoni e anche qualcosa in più, ma quelle canzoni lì non... Io avevo il piacere di cantare, ecco, devo dire quello, avevo il piacere di cantare, ecco che allora cercavo di capire l'armonia della canzone per poterla imparare bene e cantare. Là sulle cime nevose, cavalieri di fede e d'onor, ricordate le gesta gloriose, il suo sacro ricordo non muor. La vittoria non è più lontana, già si schiude nell'ombra radiosa del dì. Voi non fuggite alla battaglia, ma al suon della mitraglia cacciate il traditor. Partigiano di Valle Susa, baldaschiera ci invita d'eroi, dei confini custodia sicura, il Piemonte è fiero di voi. Mentre soffia lassù la bufera ed il gelo tormenta i tuoi piedi, partigiano di Valle Susa, tu sorridi cantando con me. Molti già sono mancanti all'appello
e la morte ci insidia tutto. Il compagno è caduto a un fratello e il suo sacro ricordo non muore. La vittoria non è più lontana, già si schiude nell'ombra radiosa del dì. Voi non fuggite alla battaglia, ma al suon della mitraglia cacciate il traditore. Partigiano di Valle Susa, Val d'Aschiera ci invita ad eroi. Dei confini custodia sicura, il Piemonte è fiero di voi. Mentre soffia lassù la bufera ed il gelo tormenta i tuoi piedi, partigiano di Valle Susa, tu sorridi cantando con me. Allora, questo libro, Tu sorridi cantando con me, l'ho fatto dopo che ho conosciuto Elio 5 anni fa e siamo andati a cantare con i bambini della scuola il 25 aprile e io l'ho conosciuto e lui mi ha raccontato le canzoni che cantava e io sono rimasto molto colpito da alcune canzoni che conosceva soltanto lui e mi è parso importante che queste canzoni non dovessero essere perdute, no? In qualche modo ne restasse una testimonianza come quella che Elio ha cantato prima, Partigiano di Valle Susa, che è sconosciuta a tutti, no? La conosce soltanto lui. Io ho raccolto questi canti per affetto verso Elio, perché ne restasse una testimonianza, perché a lui piaceva. E piaceva cantare, gli piace ancora cantare, come avete sentito. Io qui ho raccolto nel libro 12 canti, per esempio Elio ha citato prima il Colbione, c'era una canzone, c'è anche una canzone che si chiama Là sul Colbione, che è stata composta in parte dai partigiani e in parte presa da canzoni popolari. Io ci tenevo a sottolineare il fatto che loro non creavano nulla, ovviamente, perché la loro conoscenza, la loro cultura musicale era quella che gli trasmetteva la radio, quelle che gli trasmettevano le canzonette dell'epoca, e quindi utilizzavano le canzonette dell'epoca cambiando le parole e adattandole alle loro situazioni. C'è anche un capitolo che riguarda la parodia delle canzoni fasciste e anche Elio conosce una canzone, cantava una canzone che è Sulle rocciose vette, che in realtà è la parodia della canzone dei sommergibilisti. Un altro aspetto che volevo sottolineare in questo libro è la differenza tra Fischi al vento e Bella Ciao. Elio, come dice lui, e tutti i partigiani che io ho conosciuto e con i quali ho parlato non conoscevano Bella Ciao. Bella Ciao non veniva cantata dai partigiani, mentre invece veniva cantata dai... L'altra canzone che invece veniva cantata era Fischi al vento. Bella Ciao è diventata dopo l'inno della resistenza perché Fischi al vento non funzionava, era l'inno delle brigate comuniste e non poteva unire insieme tutti quanti i partigiani. Bella Ciao invece è una canzone apolitica ed è stata più o meno imposta a forza, anche parecchi gruppi partigiani hanno storto il naso rispetto a questo fatto, ed è stata imposta come canzone della resistenza, che è poi diventata anche famosa grazie allo spettacolo Bella Ciao che avevano messo in piedi Dario Fo e altri all'inizio degli anni 60.